Ciao, eccoci ancora qui per una nuova lezione di Pilates. Prendete il vostro tappetino e mettiamoci seduti. Iniziamo da questa posizione con le gambe incrociate. Se state scomodi in questa posizione potete sempre portare le gambe con i piedi che poggiano a terra e le ginocchia flesse. Altrimenti potete mettere sotto i glutei qualcosa che vi possa aiutare a sostenere la schiena, in quanto la schiena non deve mai collassare, ma deve stare sempre bene eretta, quindi dritta, andare sempre verso l'alto. Potete poggiare sotto una coperta raddoppiata, un cuscino, un mattoncino yoga, qualcosa che vi dia comunque la possibilità di stare dritti. Se state scomodi sempre con i piedi in questa posizione, potete allargare un po' l'incrocio e partiamo. Rilassiamoci. Poggiate le mani sulle ginocchia, lasciate andare le mani, poggiate i polsi, trovate la posizione più comoda possibile, in cui cercate il rilassamento, ma come vi ripetevo prima, la schiena rimane sempre dritta. Potete chiudere gli occhi per continuare a rilassarvi, per cercare un rafforzamento nel rilassamento e cominciate a fare delle respirazioni profonde, inspirando dal naso e buttando fuori l'aria dalla bocca. Rilassate la mascella, rilassate il volto, la fronte, gli zigomi, rilassate il collo, le spalle e concentratevi solo sul flusso del vostro respiro. Abbandonate ogni tensione, ogni pensiero, ogni preoccupazione e continuate ad ascoltare il vostro respiro. Lasciate andare completamente le ginocchia, abbandonatele completamente sul tappetino. Percepite le ginocchia che abbandonandosi sul tappetino spingono verso l'esterno. Piano piano spostiamo l'attenzione sui polmoni e sentiamo che ogni volta che inspiriamo ed espiriamo, orizzontalmente creiamo nuovo spazio. Cerchiamo di creare nuovi spazi dentro di noi con il respiro, facendo delle respirazioni profonde. E alla prossima ispirazione percepite l'allungamento verso il soffitto, come se un filo vi stesse tirando su verso l'alto. Quindi inspiro, mi allungo e butto fuori l'aria. Ogni volta che inspiro, mi allungo verso il soffitto, percepisco tutte le mie vertebre che si allungano e l'una dopo l'altra si separano. Quindi le vertebre non rimangono attaccate l'una sull'altra, ma lentamente si separano l'una dall'altra. Ancora, inspiro, mi allungo verso l'alto, il mio occipite vuole toccare il soffitto e butto fuori l'aria. Facciamo gli ultimi due. Inspiro, mi allungo, butto fuori. Ancora, inspiro, continuo a percepire l'allungamento verso l'alto e butto fuori l'aria. Proseguiamo con la respirazione laterale costale e portiamo le mani sulle coste. Le mani sono poggiate sulle coste e il palmo della mano va a poggiarsi anche nel lato posteriore. Quando inspiro, le coste spingono sul palmo delle mie mani, quindi le coste si espandono. Quando butto fuori l'aria, le coste si restringono. Ancora, inspiro e butto fuori. In questa fase l'ombelico è risucchiato alla colonna, quindi la pancia è schiacciata e state respirando solo con le coste. Ogni volta che inspiro le coste si espandono e quando butto fuori l'aria le coste si restringono, le dita delle mie mani quasi si sfiorano. Facciamo gli ultimi due. Concentratevi molto su questa respirazione.
che sarà quella che andremo a portare sugli esercizi. L'ultimo. Portate la mano destra sulla pancia e la mano sinistra sul torace. Ogni volta che inspiro, gonfio la pancia come se all'interno avessi un palloncino e quando butto fuori l'aria sgonfio la pancia completamente. Ancora, inspirando, gonfio la pancia, butto fuori l'aria, sgonfio la pancia. La mano sul torace, la mano sinistra, serve per percepire che il torace rimane immobile. È una respirazione solo di pancia. Quindi inspiro, gonfio. Butto fuori l'aria, sgonfio. Fate delle respirazioni profonde, rilassatevi, concentratevi sulla respirazione che è fondamentale. Quindi quando inspiro, gonfio la pancia e quando butto fuori l'aria, la svuoto completamente. Facciamo l'ultimo. E ritorno. Bene, da qui portiamo le braccia verso l'alto inspirando ed espirando le riportiamo a terra con le dita delle mani che sfiorano il tappetino. Ancora, inspiro, porto le braccia verso il soffitto, guardo in alto, butto fuori l'aria e le riporto giù. L'ultimo, inspiro. Adesso, buttando fuori l'aria, sposto il braccio sinistro dietro la schiena con le dita delle mani rivolte verso la parete dietro di me. Il braccio destro con la mano destra si appoggia sul ginocchio sinistro. Da qui, inspiro, buttando fuori l'aria, mi ruoto. Faccio una torsione verso sinistra. Ancora, inspiro, butto fuori l'aria e ruoto. Ancora, inspiro, butto fuori l'aria e ruoto. E ogni volta cercate di raggiungere il posto massimo. Quindi inspirando, percepite, cercate l'allungamento verso l'alto, buttando fuori l'aria, fate una maggior rotazione. Ancora, inspiro, mi allungo, butto fuori l'aria, ruoto. L'ultima, e rimango. Uno, due, per tre respiri. Tre, inspiro, butto fuori l'aria, mi sciolgo, ritorno al centro. Ancora, ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, mi allungo, butto fuori l'aria, ancora. Inspiro, butto fuori, inspiro, mi allungo e buttando fuori l'aria, porto la mano destra dietro la schiena con le dita della mano rivolte alla parete dietro di me, la mano sinistra afferra il ginocchio destro. Da qui, rotazione verso destra, inspiro, butto fuori ruoto, inspiro, butto fuori ruoto. Inspiro, butto fuori, ruoto. Cercate sempre di raggiungere il vostro massimo. Quando inspirate, vi allungate e quando buttate fuori l'aria, cercate una maggior rotazione. Lo sguardo lo rivolgete alla spalla, in questo caso la destra, e rimaniamo qui per tre respiri. Attivate bene l'addome, i glutei sono ben piantati a terra. Fate delle respirazioni profonde, inspirando dal naso e buttando fuori l'aria dalla bocca. E lentamente inspiro, buttando fuori l'aria, sciolgo la posizione e torno al centro. Poggiamo ancora le mani sulle ginocchia. Adesso da qui, quando inspiro, mi allungo sempre verso l'alto. Quando butto fuori l'aria, afferrandomi bene sulle ginocchia, piego i gomiti e vengo avanti come una tavola. Il mento è lontano dal collo, il mento vuole raggiungere il tappetino. E lentamente inspiro, ritorno e da qui, buttando fuori l'aria, spingo indietro la schiena, risucchio l'ombelico, avvicino il mento allo sterno, qui rimango e ritorno. Inspiro, butto fuori, vado giù, come una tavola dritta, vado in basso. E lentamente inspirando passo dal centro e ancora buttando fuori l'aria avvicino il mento allo sterno, risucchio l'ombelico, le mie spalle sono lontane dalle orecchie, creo una curva quindi la schiena va indietro e ancora l'ultimo, inspiro, butto fuori, sentite proprio la schiena che si allunga in questa fase e ancora inspiro, ripasso dal centro, butto fuori l'aria avvicino il mento allo sterno, mi guardo l'ombelico. E spingo la schiena indietro più che posso e lentamente inspiro e torno al centro. Adesso da qui
poggio i diti indici, gli indici, sopra le mie costole. I gomiti sono aperti, inspirando cerco sempre l'allungamento verso il soffitto, buttando fuori l'aria, mi spingo con le costole verso destra. Inspiro, ritorno, butto fuori l'aria, spingo le costole verso sinistra e ritorno. Dovete proprio darvi una spinta e vi aiutate con gli indici poggiati sulle costole, perché da qui percepite proprio il movimento che andiamo a fare sul tratto dorsale. Quindi inspiro, butto fuori e spingo verso destra. Inspiro, ritorno al centro, butto fuori l'aria. Le spalle sono sempre lontane dalle orecchie, l'ombelico è risucchiato e ancora partiamo. Inspiro, butto fuori. Gli ultimi due verso destra, quindi inspiro, sinistra, l'ultimo destra, l'ultimo sinistra e ritorno al centro. Bene, da qui adesso inspiro, porto le braccia al soffitto, butto fuori l'aria, porto la mano destra sopra il ginocchio sinistro e il braccio sinistro dietro la schiena. Da qui inspiro, mi allungo verso l'alto, butto fuori l'aria, vado con l'orecchia destra verso la spalla destra e rimango qui. In questa posizione, mentre inspiro ed espiro, cerco di avvicinare il mio orecchio destro alla spalla destra, spingo la mascella sinistra verso l'alto. Inspirate ed espirate, risucchiate l'ombelico. Inspiro, sciolgo la posizione, butto fuori l'aria e ritorno su lentamente con la testa. Da qui, inspirando, porto il braccio sinistro verso l'alto, butto fuori l'aria e mi fletto lateralmente a destra. Inspiro, ritorno, butto fuori l'aria, le spalle sono sempre lontane dalle orecchie, l'ombelico è sempre risucchiato alla colonna. Ancora, butto fuori, dovete sentire tutto il grandentato che si allunga. Ultimo, inspiro, butto fuori e rimango per tre respiri. Immaginate qualcuno che vi stia tirando per le dita delle mani. Risucchiate bene l'ombelico alla colonna. L'ultimo respiro e lentamente ritorno. Scegliamo la posizione. Ora da qui, inspiro, sollevo le braccia al soffitto, butto fuori l'aria, porto la mano destra dietro la schiena. La mano sinistra afferra il ginocchio destro. Da qui, lentamente, buttando fuori l'aria, avvicino l'orecchia sinistra alla spalla sinistra. Rimaniamo in questa posizione, cercando di avvicinare l'orecchia alla spalla e lentamente concentriamoci anche sullo spingere verso l'alto la mascella destra. Rimanete in questa posizione per alcuni respiri. Percepite sempre quali sono i muscoli del vostro corpo che lavorano. Quindi andate sempre a fare degli esercizi in cui c'è una consapevolezza di quello che stiamo facendo. Se sentite del dolore, rallentate, se è troppo forte. E lentamente inspiro, butto fuori l'aria. E ancora inspiro, ritorno col braccio destro verso l'alto, butto fuori l'aria e mi fletto lateralmente a sinistra. Inspiro, sono al centro, butto fuori l'aria. Risucchiate l'ombelico alla colonna. Gli ischi sono ben piantati a terra, quindi non dovete mai sentire il gluteo che si solleva. L'ultimo. E rimaniamo qui per alcuni respiri. In questo caso, come prima, facciamo tre respiri. Immaginate qualcuno che vi stia tirando per le dita delle mani e percepite l'allungamento. Inspiro dal naso, butto fuori l'aria dalla bocca. Facciamo l'ultimo e ritorno al centro. Inspiro, mi sciolgo, butto fuori l'aria. Adesso portiamo le braccia aperte lateralmente, con i gomiti semiflessi, i palmi delle mani sono ben aperti, immaginate di avere delle tazzine di caffè che non dobbiamo far cadere, le spalle lontane dalle orecchie, gli ischi sono ben piantati a terra, quindi le ossa dove ci sediamo. Da qui
Risucchio sempre l'ombelico. Inspirando, cerco l'allungamento verso l'alto, butto fuori l'aria e ruoto verso destra. Inspiro, ritorno al centro, butto fuori l'aria e ruoto verso sinistra. Ancora. Inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori. Facciamo l'ultimo. E butto fuori. Da qui lentamente ritorniamo al centro. Portiamo le dita incrociate e le mani le portiamo dietro la nuca. Da qui i gomiti sono ben aperti. Inspiro, mi allungo sempre al soffitto. Ogni volta che inspiro cerco sempre l'allungamento verso l'alto di tutte le mie vertebre. E buttando fuori l'aria, fletto il collo indietro, piano piano. Inspiro, ritorno. Ancora. Butto fuori l'aria. Inspiro, ritorno. Butto fuori. L'ultimo. Rimaniamo qui e adesso inspiro, quando butto fuori l'aria chiudo i gomiti e avvicino il mento allo sterno. Inspirando ritorno, butto fuori l'aria. Ancora, inspiro, butto fuori, chiudo i gomiti, avvicino il mento allo sterno. L'ombelico è sempre risucchiato, la colonna, quindi la pancia scavata. L'ultimo. E ritorno. Adesso, da questa posizione, poggiamo le mani a terra e veniamo in quadrupedia. Mi ruoto dall'altro lato. Ok. Adesso, da qui, ho il dorso del piede poggiato a terra sul tappetino. Le mani sono a filo di piombo con le spalle, quindi sono in linea con le spalle, e le gambe sono divaricate all'altezza dei fianchi. Da qui, inspirando, guardo in alto. Porto indietro le spalle, apro bene il petto, butto fuori l'aria, porto la testa tra le braccia e guardo l'ombelico. Ancora, inspiro, mi apro e guardo in alto, schiaccio la schiena, butto fuori l'aria. Inspiro, facciamo l'ultimo e butto fuori. Adesso da qui portiamo le dita delle mani rivolte verso le ginocchia. Se questa posizione dà noia, possiamo benissimo portare le dita delle mani esternamente, non è necessario che le portiamo per forza in questa posizione. Quindi se riusciamo le teniamo così, altrimenti verso l'esterno. Ok, da qui andando un po' a lavorare quindi con i polsi, con i tendini, inspiro. Buttando fuori l'aria, mi avvicino con i glutei verso i talloni. Se si alza un po', il palmo della mano all'inizio, non importa. L'importante è che le dita rimangano sempre a terra. Quindi ancora, spalle lontane dalle orecchie, inspiro, mi preparo, butto fuori l'aria. Non vedi che sempre risucchiata la colonna. Inspiro, butto fuori. L'ultimo. Fate lentamente, se sentite dei fastidi, rallentate. Dovete essere sempre delicati con il vostro corpo. Ok, riportiamo le mani in posizione naturale. Adesso, da qui, inspiro, buttando fuori l'aria, lentamente avvicino il fianco destro alla spalla destra e lo sguardo lo rivolgo verso il tallone destro. Inspirando, ritorno al centro, butto fuori l'aria. Fianco sinistro verso spalla sinistra e riguardo il tallone sinistro. Continuiamo. Inspiro, butto fuori. Torno al centro, inspiro, butto fuori. Ancora, ultimo verso destra. E facciamo anche l'ultimo verso sinistra. Ritorno al centro. Adesso da questa posizione porto i glutei sui talloni, distendo le braccia, percepisco l'allungamento e poggio la fronte a terra. Da qui faccio un respiro profondo, inspiro, espiro e alla prossima. Inspiro lentamente, sollevo i glutei da tallone, mi guardo i fianchi e vengo giù. Poggio i fianchi a terra,
apro il petto, allontano le spalle dalle orecchie, cerco di avvicinare le scapole alla colonna e guardo in alto. Inspiro, butto fuori aria e vado con i glutei verso i talloni. Ancora, inspiro, lentamente sollevo i glutei da talloni, mi guardo i fianchi che lentamente scivolano sul tappetino. Apro bene il petto, lo sterno guarda in alto, allungo il collo, guardo in alto. Sentite proprio le scapole che si avvicinano alla colonna, i glutei sono rilassati. E ancora l'ultimo, butto fuori l'aria, ritorno. Inspiro. E butto fuori l'aria. Torno con i glutei sui talloni. Rimanete qui per alcuni respiri. E rilassate un po' la schiena, le braccia. Allungate bene le braccia. Se preferite, potete portare le mani sui talloni se percepite maggior rilassamento. Poi, piano piano, se avete le mani sui talloni, le riportate avanti e lentamente ritorniamo quadrupedia. Da questa posizione ho le dita delle mani che sono leggermente flesse, con l'indice che punta davanti alla parete di fronte a me. Le altre dita sono leggermente flesse e spostate anche un po' verso l'esterno, mentre il dito indice punta avanti ed è dritto. Il palmo della mano deve sentire proprio ancorato al tappetino. L'interno dei miei gomiti si guarda. Faccio la proiezione del bacino. Da qui inspiro, distendo la gamba destra, butto fuori l'aria, distendo la gamba sinistra. Inspiro, riappoggio il ginocchio destro, butto fuori l'aria, riappoggio il ginocchio sinistro. Ancora. Inspiro, distendo la destra, butto fuori l'aria sinistra. Inspiro. Poggio il ginocchio destro, butto fuori l'aria, poggio il sinistro. Facciamo l'ultimo. Inspiro, distendo la destra, butto fuori, distendo la sinistra. Inspiro, appoggio la destra, butto fuori l'aria, appoggio la sinistra. Adesso da qui con le spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, la traversione del bacino. Mi preparo buttando fuori l'aria, sollevo le ginocchia ad 1 cm dal tappetino. E rimango in questa posizione per un paio di respiri. Fate dei respiri profondi, concentratevi sulla respirazione, l'ombelico risucchiato, la schiena deve essere dritta e lo sguardo rivolto tra le dita delle vostre mani al centro, sul tappetino. Inspiro, butto fuori l'aria e lentamente riappoggio le ginocchia a terra, piano piano. Ok, adesso inspiro. Mi preparo buttando fuori l'aria lentamente, distendo la gamba destra e poi distendo la gamba sinistra. Sono nella posizione del leg pull front del Pilates. Ok, rimaniamo in questa posizione per 3 respiri profondi. Inspiro 1, inspiro 2, inspiro 3. Piano piano, flettete la gamba destra, la gamba sinistra e ritornate in posizione del bambino, con le ginocchia poggiate a terra, i glutei sui talloni e le braccia distese di fronte sul tappetino. Piano piano scivolate con le mani verso le ginocchia. Risollevate lentamente la schiena. Adesso da qui scivolate con i glutei al lato del tappetino. Portate le gambe distese di fronte a voi. Con i piedi paralleli, gambe parallele, piedi a martello. Portate le braccia di fronte a voi. Braccia anch'esse parallele, palmi delle mani si guardano. Quando inspiro cerco l'allungamento sempre verso l'alto, le spalle sono lontane dalle orecchie, risucchio l'ombelico e sento gli ischi ben piantati a terra, quindi sempre le ossa dove mi siedo, i glutei, per capirsi, che sono sempre piantati a terra.
Quinta qui, inspiro, mi allungo al soffitto, butto fuori l'aria lentamente, spingo le braccia avanti come se qualcuno mi stesse tirando per le dita delle mani, la mia schiena spinge indietro mentre la lombare rimane immobile. Mi guardo l'ombelico, crea una C curve, ricordatevi che la lombare è immobile. Rimango e lentamente inspiro, ritorno. Di nuovo cerco l'allungamento, butto fuori l'aria. Avvicino, mi metto a petto, risucchio l'ombelico. Spingo avanti le braccia come se qualcuno mi volesse tirare via le dita delle mani. E la mia schiena spinge indietro, mentre la lombare è sempre immobile. Glutei stretti, ben piantati a terra. Spalle lontane le orecchie, sguardo sull'ombelico. Lentamente inspiro, ritorno, l'ultima volta, inspiro ancora, mi allungo, butto fuori l'aria. I piedi sono attivi, quindi dovete sentire proprio i muscoli anche delle gambe, la catena cinetica posteriore che tirano, quindi polpacci, cosce. Spingete indietro la schiena, ricordatevi di lumbare immobile. E lentamente inspirando ritorno. Ok, adesso da questa posizione piano piano scendiamo e ci mettiamo in bicipite supino, quindi la pancia su. Porto le braccia sollevate al soffitto con i palmi delle mani che si guardano. I piedi sono ben piantati a terra e abbiamo le gambe divaricate sempre all'altezza dei fianchi. I talloni sono più vicini al gluteo possibile e la schiena ben piantata anch'essa a terra, quindi la lombare spalmata sul tappetino. In questa posizione sentiamo le nostre scapole che puntano sul tappetino. Da qui, quando inspiro, sollevo la punta delle scapole dal tappetino, quindi le dita delle mie mani vanno verso l'alto, si sollevano ancora di più verso l'alto. Quando butto fuori l'aria, le punte delle scapole ripoggiano sul tappetino. Quindi continuiamo. Inspiro, butto fuori, ancora. Risucchiate l'ombelico con la colonna. Inspiro, sollevo la punta delle scapole, butto fuori l'aria e appoggio. Facciamo l'ultima. E butto fuori. Da qui porto le braccia lungo i fianchi e adesso, immaginando di avere dei ragnetti al posto delle dita delle mani, inspirando ed espirando andiamo a raggiungere i nostri piedi. Quindi inspiro, butto fuori l'aria. Quindi muovendo la spalla destra e la spalla sinistra cercherò di andare a raggiungere i miei piedi. Inspirate ed espirate, concentratevi sul movimento e cercate di percepire quali sono i muscoli che stanno lavorando in questo momento. Sentite se avete dei dolori. Facciamo l'ultimo. Se sentite la necessità vi potete riposare un attimo e lentamente ritorniamo giù con la testa e le spalle. Adesso, da qui abbiamo i piedi sempre ben piantati a terra, divaricati all'altezza dei fianchi, mentre le nostre ginocchia sono unite e spingono l'una verso l'altra. La lombare è completamente ancorata al tappetino e da qui combro le braccia lungo i fianchi, facendo sempre una pressione sulle ginocchia, non dimentichiamocelo. Inspiro, butto fuori l'aria lentamente, mi sollevo con la testa e le spalle, spingendo le mie mani che scivolano sul tappetino verso i piedi. Inspirando, ritorno, ancora, butto fuori, inspiro, ritorno, spingete sempre bene le ginocchia, i piedi spingono verso il basso, l'ombelico risucchiato e cominciamo anche a trattenere la pipì, quindi a controllare il pavimento pelvico. Facciamo l'ultimo. E lentamente ritorno giù. Bene, adesso da questa posizione portiamo
Le braccia a raggio posizionano oltre la testa, incrociamo le dita delle mani e portiamo dietro la nuca. Spingiamo sempre le ginocchia l'una contro l'altra. I gomiti rimangono all'interno del campo visivo e la lombare è ben spalmata a terra. Da qui inspiro e quando butto fuori l'aria mi sollevo con la testa e le spalle, riguardo l'ombelico e ritorno giù. Ancora. Inspiro, sono giù, butto fuori l'aria. Risucchiate sempre l'ombelico e la colonna e contraete il pavimento pelvico. Inspiro, vado giù, butto fuori l'aria e vengo su. Spingete le ginocchia una contro l'altra, ricordate sempre di spingere anche i piedi contro il tappetino, verso il basso, come se ci fosse una forza di attrazione che vi spinge in basso. L'ultimo. E vado giù. Adesso da qui rimango in questa posizione. Questa volta quando butto fuori l'aria, stacco le ginocchia. E ancora, questa volta quando butto fuori l'aria, lentamente porto, sollevandomi con la testa e le spalle, anche il ginocchio destro verso il petto. Quindi inspiro, butto fuori l'aria e ritorno giù. Sempre con il ginocchio destro. Inspiro, butto fuori. Ricordatevi che la lombare è completamente spalmata a terra, non si solleva mai. Quindi non ci deve essere un inarcamento sotto la lombare. Qui non deve mai passare neanche una luce, proprio ci deve essere la lombare che è spalmata. Inspiro, butto fuori. Inspiro, l'ultimo, butto fuori. E ritorno giù. Ripetiamo con il ginocchio sinistro. Inspiro, butto fuori. L'ombelico sempre risucchiato la colonna, pavimento pelvico contratto. E lo sguardo è sempre rivolto all'ombelico. Facciamo gli ultimi due. E ritorno con il piede a terra, testa e spalle poggiate a terra. Da qui porto le braccia lungo i fianchi. Le mie ginocchia sono sempre distaccate. La lombare è sempre spalmata sul tappetino. Inspiro. Mi allungo, percepisco l'allungamento di tutte le mie vertebre. Ricordiamoci la respirazione costale, quindi inspirando apro le coste, buttando fuori l'aria, risucchio l'ombelico e la colonna. Chiudo le coste, contraggo il pavimento pelvico e mi sollevo le ginocchia. Porto le gambe quindi in tabletop, i piedi sono uniti con i talloni quindi in position. E ancora, inspiro, butto fuori l'aria, mi sollevo con la testa e le spalle. Da qui sollevo anche le mie braccia all'altezza dei fianchi ed inizio a ondeggiare come se sotto le mie mani ci fossero delle molle. Inspiro per 5 movimenti, butto fuori l'aria per 5 movimenti. Ancora in 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 2, 3, 4, 5. Spingete bene i talloni l'uno contro l'altro e continuate in questo movimento. Il collo è lungo, il mento non è vicino allo sterno. E guardiamo l'ombelico, la pancia completamente schiacciata, quindi stiamo respirando con le coste. Inspiro per 5 movimenti e butto fuori l'aria per 5 movimenti. La pancia completamente schiacciata, ricordatevelo. La lombare a terra, la dovete sentire schiacciata a terra. E da qui, se sentite fastidio al collo, potete portare la mano dietro, perché stiamo andando a lavorare con l'addome, quindi il collo non vi dovrebbe dar fastidio. Ma in tal caso potete portare la mano dietro la testa e poi potete cambiare dopo un po' con l'altra, continuando sempre a ondeggiare con la mano che rimane lungo il fianco. Inspiro per 5 movimenti e butto fuori l'aria per 5 movimenti. In 1, 2, 3, 4, 5, S, 1, 2, 3, 4, 5. Potete anche poggiare la testa a terra se preferite e continuare con le braccia sempre a ondeggiare. In 1, 2, 3, 4, 5, S, 1, 2, 3, 4, 5. Come preferite, queste sono le possibili varianti. Da questa posizione poi portiamo le gambe sollevate al soffitto. Sono extrarotate, quindi le ginocchia guardano verso l'esterno. I talloni spingono l'uno contro l'altro.
e continuo. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5 e espiro 1, 2, 3, 4, 5. Il movimento è bello forte delle mani. Immaginate proprio che qualcuno vi stia tirando per le dita delle mani e che il movimento parte dalla spalla, non parte dal polso o dal gomito, perché si deve attivare il dorsale, quindi questo muscoletto. Dovete cercare di far sì che sia un bel movimento ampio. Immaginate che anziché delle molle avete sotto le vostre mani magari dell'acqua, e quindi andate a portare le mani sull'acqua e fate dei movimenti forti. Inspiro per 5 movimenti, butto fuori l'aria per 5 movimenti. Inspiro per 5 movimenti, butto fuori l'aria per 5 movimenti. Piano piano portate le gambe a 45 gradi. Ma se in questa posizione o in questa posizione portatele al massimo 45 gradi, quindi qui, percepite che la schiena si inarca, allora no, ritornate con le gambe sollevate. Se qualcuno ha problema a stare con le gambe sollevate perché non riesce a distendere completamente le gambe, può comunque continuare sempre nella versione delle gambe flesse. Magari le distende quanto riesce, l'importante è che tieni i piedi in V position con i talloni uniti e le ginocchia rivolte verso l'esterno. Quindi se siete a 45 gradi e la schiena non si inarca, continuate. In 1, 2, 3, 4, 5, S, 1, 2, 3, 4, 5. Poi dopo un po' che abbiamo fatto le nostre respirazioni, possiamo adesso flettere le ginocchia e appoggiare la testa e le spalle a terra. Potete portare le ginocchia al petto, schiacciare un po' la schiena sul tappetino, dondolarvi un po' a destra e a sinistra e fare dei respiri profondi. Inspirando dal naso, buttando fuori l'aria sempre dalla bocca. Ok, andiamo con il prossimo esercizio. Dopo l'handstand facciamo il single leg stretch. Quindi, da qui, inspiro, mi sollevo con la testa e le spalle, buttando fuori l'aria, distendo la gamba sinistra. La gamba destra, porto la mano destra sulla la caviglia destra e la mano sinistra all'interno del ginocchio destro. Da qui inspiro, quando butto fuori l'aria cambio gamba, le mani rimangono sempre ferme, inspiro, butto fuori, guardate le mani, inspiro, butto fuori, i gomiti sono ben aperti, quindi non teneteli così ma teneteli ben aperti per far lavorare un po' anche la schiena. Inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. Ricordatevi sempre la respirazione costale. Facciamo il più dinamico. Inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. È importante che quando portate la gamba al petto la strecciate. Quando allungate la gamba dovete immaginare che vi stiano tirando per il dito dei piedi per percepire maggiormente l'allungamento. Risucchiate sempre l'ombelico, la colonna, contraete il pavimento pelvico. Più veloce, ancora più dinamico. È tutto correlato con il respiro. Quindi attivate il respiro giusto, al movimento giusto. Facciamo gli ultimi. E stop. Flettete le ginocchia, le portate al petto, portate sulla testa e le spalle. Facciamo un po' di respirazione, quindi inspirando porto le ginocchia lontano dal petto, butto fuori l'aria, riporto al petto. Ancora. Inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori. Ultimo. Ok, adesso portate, se l'esercizio di prima vi dà noia rimanere con la testa sollevata per lo stesso motivo che abbiamo detto per l'handstand, potete benissimo portare la testa giù e continuare a fare l'esercizio. Poi piano piano, quando si sarà rafforzato l'addome, i muscoli profondi dell'addome, verrà automatico poter rimanere con la testa sollevati.
partiamo con il double straight leg stretch. Portiamo le braccia lungo i fianchi e le ginocchia al petto. Da qui inspiro, sollevo le gambe al soffitto. Dovete sentire la testa, quindi la nuca in questa posizione è ben a terra, la lombare sempre schiacciata a terra. Da qui, quando inspiro, ho le gambe sollevate. Quando butto fuori l'aria, porto le gambe a 45 gradi. Inspiro, ritorno. Butto fuori l'aria. Inspiro, ritorno. Stesso discorso di prima, la schiena non si deve inarcare, quindi se io sento che andando giù la mia lombare si stacca dal tappetino, il mio massimo sarà questo, o potrà rimanere anche questo, e quindi magari farò dei movimenti piccoli, non importa. Butto fuori, inspiro, butto fuori. Anche qui, se riuscite a spingere il tallone l'uno contro l'altro, è ottimo. Le ginocchia sempre rivolte verso l'esterno. Attivate sempre il pavimento pelvico e risucchiate l'ombelico alla colonna. Rimaniamo in questa posizione. Da qui inspiro, buttando fuori l'aria lentamente mi sollevo con la testa e le spalle. La lombare, stesso discorso, schiaccio da terra, inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori. Controllate il respiro. Se non ce la fate a rimanere sollevati con il collo, potete poggiare la testa sul tappetino. Facciamo gli ultimi due. E stop. Ritorniamo con le gambe in alto. Flettiamo le ginocchia, le portiamo al petto. E poggiamo la testa e le spalle. Ok, stessa cosa di prima. Se ne sentite bisogno, potete benissimo portare le ginocchia al petto, schiacciare la schiena a terra, oppure inspirando allontanare le ginocchia, buttando fuori l'aria, le riavvicinate. Altrimenti, se non ne sentite bisogno, ripartiamo subito. Benissimo, da questa posizione, adesso inspiro, percepisco sempre l'allungamento di tutte le mie vertebre e buttando fuori l'aria mi sollevo con la testa e le spalle. Porto le mani sulle ginocchia. Da qui, inspirando, allungo le gambe, i piedi sono in V position con i talloni che sono uniti e le braccia le porto oltre la testa, all'altezza delle orecchie con i palmi delle mani che si guardano. Butto fuori l'aria, apro le braccia, riporto le ginocchia al petto e poggio le mani sulle ginocchia, spingendole proprio verso il petto, devo sentire l'allungamento della lombare. Quindi ancora, inspiro, apro, butto fuori l'aria, porto le braccia aperte lateralmente e concludo portando le mani sulle ginocchia e spingendo le ginocchia al petto. Ancora, inspiro, butto fuori, ancora. Inspiro, butto fuori. L'ultimo. E stop. Anche questo esercizio, la variante può essere benissimo effettuata con la testa a terra, alle spalle. Quindi inspiro, butto fuori l'aria. Ancora. Inspiro, butto fuori l'aria. Quindi potete benissimo utilizzare la variante che preferite. Bene, lentamente. Poggio le ginocchia al petto, scusate, i piedi a terra e piano piano mi ruoto sul fianco destro. Ok, in questa posizione possiamo portare la mano dietro la nuca, ci distendiamo proprio sul bordo del tappetino, possiamo portare la mano dietro la nuca o se ci dà noia la mano dietro la nuca perché ci fa male la spalla, il gomito,
o proprio la mano poggiata qua dietro, quindi anche il polso, possiamo utilizzare la variante con il braccio disteso a terra. Ok, io utilizzerò questa variante. Ok, da questa posizione portate la mano sinistra poggiata di fronte a voi, davanti al petto. L'addome attivo, il pavimento pelvico attivo, i piedi sono spostati verso l'angolo esterno del tappetino. Bene, sotto le vostre costie ci passa una farfalla, quindi ci deve rimanere uno spazio, non dovete crollare giù, ma dovete essere belli attivi verso l'alto. Da qui inspiro, sollevo la gamba sinistra dal tappetino e buttando fuori l'aria faccio dei cerchi con il tallone sinistro vicino al tallone destro. Inspirando ed espirando. Facciamo prima il senso antiorario. Il piede sinistro rimane vicino al piede destro, come se fosse la lancetta di un orologio. Cambiamo direzione e in senso orario. Mobilità del bacino, quindi dovete imparare a saperlo muovere, quindi in questo caso risucchiate l'ombelico alla colonna, cercate di ricordare la respirazione, non crollare sul tappetino. E stop, ho fatto l'ultimo, lentamente da qui, inspiro, sollevo anche la gamba destra dal tappetino. Da questa posizione, inspiro, sollevo entrambe, butto fuori l'aria, le lascio andare verso il tappetino, lo sfiorano, non lo toccano mai. Inspiro, butto fuori, inspiro. Ultimo. E ritorno giù. Lentamente, fletto le ginocchia, piano piano. Mi sollevo e passo lentamente al fianco sinistro. Stessa cosa di prima, se me la sentite che non vi dà fastidio niente, potete benissimo rimanere in questa posizione con la mano, altrimenti potete portare il braccio disteso a terra. La mano destra è davanti a voi. Le gambe, voi siete portati sul bordo del tappetino e le gambe sono verso il margine esterno del tappetino. Pavimento pelvico attivo, addome attivo e sotto le costole ci passa una luce, quindi non sono schiacciate sul tappetino. Da qui, inspirando, sollevo la gamba destra, buttando fuori l'aria faccio dei cerchi, rimanendo con il tallone destro vicino al tallone sinistro. Immaginate proprio che sia la lancetta di un orologio. Io ora sto andando in senso orario, quindi poi se voi siete andati in senso antiorario, cambiate nell'altro senso. Facciamo l'ultimo. Inspiro, butto fuori l'aria e cambio. Inspiro, butto fuori, controllate sempre la respirazione. Ok, facciamo l'ultimo e poi poggiamo il piede destro sul piede sinistro. Da qui adesso inspirando solleviamo entrambi i piedi e buttando fuori l'aria le riavviciniamo verso il tappetino ancora. Inspiro, sollevo, butto fuori l'aria, le riporto verso il tappetino. Attivate l'addome, pavimento pelvico contratto. Cercate di rimanere più stabili possibili, senza muovere troppo il bacino a destra, a sinistra, avanti e indietro. Controllate il respiro, concentratevi su quello. Inspirate sempre dal naso e buttate fuori l'aria dalla bocca. Cercate di percepire sempre i muscoli che lavorano, rimanendo sempre controllati sugli esercizi. Concentrati.
facciamo l'ultimo e lentamente rilasciamo. Allora, flettiamo le gambe e lentamente ci distendiamo il decubito supino, quindi avancia sopra. Adesso da questa posizione flettete le ginocchia, portate i piedi bene a terra, le braccia sono lungo i fianchi e da qui andiamo a scaricare un po' la lombare, quindi inspirando in arco la schiena, spingo il coccige avanti, quando butto fuori l'aria schiaccio la schiena sul tappetino risucchiando l'ombelico alla colonna, ancora, inspiro in arco, butto fuori l'aria. Inspiro in arco, butto fuori l'aria, schiaccio la schiena a terra. Inspiro in arco, spingo avanti il coccige, butto fuori l'aria, schiaccio a terra la schiena. Facciamo l'ultimo. Poi lentamente distendete le gambe. Troviamo una posizione comoda sul tappetino e se sentite che ci sono delle tensioni andate a dissiparle cercando di trovare una situazione più consona possibile a questo rilassamento. Abbandoniamo i piedi ai lati esterni, abbandoniamo le mani, portiamo il palmo delle mani verso il soffitto e cominciamo a rilassarci completamente. Rilassiamo la mascella. Rilassiamo tutto il volto, la fronte, gli zigomi, rilassiamo le gambe e facciamo delle respirazioni profonde. In queste respirazioni profonde, ogni volta che inspiriamo, continuiamo a percepire l'allungamento di tutte le nostre vertebre. Concentratevi sul respiro. Adesso la prossima ispirazione facciamo un'ispirazione profonda e tratteniamo il respiro per 10 secondi. Inspiro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e butto fuori l'aria. Continuate a percepire sempre il vostro corpo totalmente abbandonato. Continuate a percepire il rilassamento con l'allungamento di tutte le vostre vertebre. Concentratevi sui battiti del vostro cuore. E piano piano spostate l'attenzione sui vostri polmoni, che ogni volta che inspirate si espandono e quando espirate si restringono. Poi piano piano tornate nuovamente a percepire il vostro corpo disteso a terra sul tappetino. Tornate a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani. E piano piano, lentamente, flettete le ginocchia e ruotate sul fianco destro. Rimanete sul fianco destro per un paio di respiri, continuando sempre a percepire il rilassamento. Poggiando le mani a terra. Io mi rivolgo verso di voi perché ero andato sbagliato. E la lezione è finita. A questo punto spero che vi siate allenati, vi siate rilassati e ci vediamo alla prossima lezione. Vi auguro a tutti una splendida serata. Ciao!